Juve, rabbio freddo sul rinnovo, non so cosa accadrà. Ne parleremo, ma ci sono cose più importanti. Il centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot, ha parlato a DAZN nel post partita della sfida vinta contro la Fiorentina per 1-0 e decisa proprio da un suo gol. Fra i temi trattati anche quello del suo futuro con il contratto che resta in scadenza il 30 giugno 2023, a fine stagione e con i discorsi per il rinnovo che sono oggi fermi. A Salerno abbiamo fatto bene, giocato di squadra. Anche stasera abbiamo sofferto, ma abbiamo giocato insieme ed è bastato un gol punto. Abbiamo ritrovato tutti i nostri giocatori dopo tanti infortuni. Ci siamo parlati dopo il Napoli e dopo le partite più brutte e siamo usciti insieme. Stiamo lavorando bene anche in allenamento e si vede, abbiamo voglia di far bene. In Coppa Italia, in Europa possiamo andare lontano, tante sfide da giocare punto. Potevamo fare meglio, soprattutto sulla gestione di palla, ma c'è da lavorare e lo sappiamo. Abbiamo tanti giocatori forti, possiamo cambiare e giocare con gli altri. Siamo forti e dobbiamo lavorare, ma lo spirito è giusto punto. In questo momento mi sento bene, ma non so cosa succederà. L'importante è dare il 100%, poi vedremo cosa succede. Parleremo con la società, ma ora ci sono cose più importanti. Al termine della sfida con la Fiorentina valevole per la giornata numero 22 di campionato, la Juventus è uscita dallo stadium con un prezioso risultato. 1-0 ai rivali della Viola e altri 3 punti messi in tasca. Ora il settimo posto è lontano appena una lunghezza. A consegnare il trionfo ai suoi ci ha pensato uno dei giocatori bianconeri più discussi, Adrien Rabiot.